Parcheggi al Santelia, il direttore Iacono, i lavori dovevano iniziare il 23 gennaio, comunque la ditta ha sempre dieci mesi di tempo per consegnarli. Pronto soccorso al Santelia, sempre affollato, il direttore generale prende provvedimenti. Randagismo, il comune concederà terreni alle associazioni per creare strutture per cani. Bando Ponte sui rifiuti, il presidente di Caltambiente presenta ricorso contro il comune di Caltanissetta, gara illegittima. Gara regionale Cuochi a rappresentare Caltanissetta, una giovane studentessa. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Dovevano prendere il via il 23 gennaio i lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano all'Ospedale Sant'Elia per la sistemazione degli altri parcheggi. Sentiamo il direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono. All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta deve essere realizzato un parcheggio multipiano e devono essere sistemati i parcheggi esistenti, sia per i visitatori che per i dipendenti dell'ospedale. Eh, direttore Iacono, i lavori quando partiranno? Perché ancora non sono partiti. Ma guardi, come da cronoprogramma. Il 23 è stato fatto il verbale di consegna dei luoghi dove devono essere costruiti e sistemati i parcheggi e quindi dal 23 di questo mese decorrono i 10 mesi entro cui la ditta deve consegnarci i parcheggi. Ora ovviamente loro dovranno impiantare il cantiere, dovranno procedere con i lavori, però a questo punto sono problemi loro. Entro 10 mesi devono darci i parcheggi. E con il direttore Iacono abbiamo anche parlato dei problemi che si verificano al pronto soccorso a causa del sovraffollamento. Per quanto riguarda il pronto soccorso, ci sono state diverse polemiche negli ultimi giorni, eh, sia per il sovraffollamento, sia per quanto riguarda le barelle che mancavano, a, o non è meglio, non erano sufficienti al pronto soccorso. Quindi i pazienti dalle ambulanze non potevano essere trasportati in ospedale. È intervenuta anche la Croce Rossa. Lei è andato pure sul posto a fare un sopralluogo. Eh, qual è la situazione? Ma guardi, è una situazione stagionale che si ripete ogni anno. E non, eh, non è soltanto a Caltarinsetta, è in tutta Italia il problema dei pronto soccorsi. Ai pronto soccorsi vi è un'affluenza maggiore di pazienti che richiedono questa prestazione. In quella giornata in cui è successo l'evento di cui lei ha parlato, si sono presentati al pronto soccorso 120 pazienti pazienti che avevano richiesta di prestazione. Ebbene a questi 120 pazienti bisognava dare una risposta e la risposta è stata data nei tempi e nei modi adeguati. È sorto un problema, visto l'iperafflusso, che le ambulanze del 118 non potevano sbarellare i pazienti perché mancava logisticamente quella che era la disponibilità di barelle dove sistemarlo. In 20 minuti, grazie alla disponibilità della Croce Rossa, Abbiamo recuperato 15 barelle e le abbiamo sistemate nelle 15 barelle per evitare che succedesse quello che è andato agli onori della cronaca con pazienti sterati a terra. Quindi una situazione provvisoria ma in ogni caso dignitosa. C'è da dire che sui 120 pazienti che si sono presentati nelle 24 ore ben 84 pazienti erano codici verdi e codici bianchi e quindi erano pazienti che non necessitavano di una prestazione da pronto soccorso. 84 su 120 sono un numero rilevante e sui 120 pazienti soltanto 16 sono stati avviati al ricovero, gli altri hanno avuto la prestazione e sono andati. A casa. Allora il problema è stagionale. Il problema è di appropriatezza del ricorso al pronto soccorso, perché questi pazienti potrebbero tranquillamente avere la prestazione adeguata e fatta da persone competenti o dai medici di medicina generale o dalle strutture territoriali che ci sono. Aggiungo anche un altro elemento che, è, vista la casistica, perché abbiamo visto la casistica dei singoli casi, abbiamo trovato pazienti che venivano da Piazza Elmerina, da Licata, da Agrigento, da tutti i paesi nemici. Anche di altre ASP. Allora, questa è una cosa che onestamente. Se, da un punto di vista ci gratifica perché il nostro ospedale viene individuato come ospedale di riferimento, ma certamente non possiamo sopperire a un'onda d'urto di questo livello. Aggiungo che, dopo aver trovato la soluzione immediata per sistemare i pazienti, ieri mattino abbiamo fatto una riunione con il primario del pronto soccorso, il direttore del presidio e tutti i primari del Sant'Elia per valutare come favorire la liberazione dei posti letto per i pazienti che devono essere dimessi in modo da dare una maggiore disponibilità al pronto soccorso per poter ricoverare quei casi che necessitano di ricovero e in modo veloce. Ebbene, abbiamo preso dei provvedimenti che già sono in corso: abbiamo creato un bed manager, cioè uno della direzione sanitaria che la mattina fa il giro per vedere i dimessi e per vedere come si liberano i letti. Abbiamo creato delle procedure interne, per far sì che all'esecuzione di un esame diagnostico segua immediatamente il referto in contemporanea e quindi non ci sono tempi morti per poter fare una diagnosi e abbiamo attivato altri tipi di procedure che sicuramente agevoleranno questo percorso. Però, come io ho sempre detto, se io ho un contenitore che contiene 10 litri, gli arrivano 100 litri. Purtroppo, dei 100 litri si verseranno al di fuori del contenitore. Ma io devo fare in modo che quelli che hanno reale necessità devono avere una prestazione adeguata, sufficiente. Difatti, non abbiamo avuto casi di mala sanità. E questo grazie alla professionalità dei medici e degli infermieri che lavorano sotto stress ma lavorano. Abbiamo anche rafforzato in quel momento di crisi la quantità di infermieri perché abbiamo preso infermieri dalla sala operatoria che erano in attesa di eventuali urgenze e li abbiamo portati al pronto soccorso. Quindi una reattività particolare da parte di tutta l'azienda, ma per sopperire alle esigenze reali dei pazienti. Certamente queste cose, vedere un'immagine con barelle da campo che la Croce Rossa ci ha dato, vedere stirate queste persone che... Aspettano, potrebbe dare, come qualcuno ha detto, la sensazione di inferno, ma non c'è nessun inferno, perché i pazienti vengono assistiti, vengono assistiti in modo professionale e in modo adeguato. In che modo il comune di Caltanissetta intende affrontare il problema del randagismo? Sentiamo questa intervista. Protocollo d'intesa per la prevenzione del randagismo, per la promozione dell'adozione dei cani randaggi e il benessere degli animali d'affezione. Il protocollo è tra l'amministrazione comunale, la commissione consigliare competente e le associazioni animaliste. Con noi l'assessore con delega al randagismo Felice Dierna. Nel protocollo volete anche inserire un altro punto importante? Sì, eh, intanto ringrazio appunto la sesta commissione consiliare. Le associazioni animaliste, eh, in quanto abbiamo, stiamo per definire, la, stiamo siglando il protocollo d'intesa sul un argomento molto delicato e importante per la nostra città. E successivamente io credo entro 15-20 giorni definiremo completamente questo protocollo dove abbiamo messo anche dei paletti importanti che sono un box, un ufficio che daremo appunto in gestione diciamo così, alle varie associazioni anemeliste che hanno fatto richiesta proprio perché ci sarà un telefono per cui tutti i cittadini che ovviamente possono chiamare, possono rivolgersi a questo ufficio che metteremo a disposizione nei nuovi locali della ex scuola San Michele dove il comando della polizia municipale si trasferirà. Poi abbiamo anche una, um, un rimborso delle spese per chi vuole adottare um, un um, cane randaggio e quindi favorire così l'adozione e ci sarà un, un rimborso spese dietro fattura appunto che bisogna presentare e poi appunto come diceva lei metteremo anche a disposizione dei eh, terreni che um, qualche associazione vuole fare richiesta di avere un terreno per poter badare ai cosiddette cucciolate, perché attualmente i cuccioli vengono trasportati presso il canile Ricara. In questo caso, ovviamente, avendo le associazioni potrebbero fare questa richiesta dove già abbiamo individuato e osservare determinate caratteristiche di terreni di proprietà del comune e li metteremo a disposizione chi delle associazioni eh, voglia a, appunto fare una esplicita domanda, una richiesta. Dopodiché, abbiamo anche in mente eh, già eh, la cosa eh, diciamo che è fatta, proprio di riaprire il, com il laboratorio comunale di Contrada Buceri, che è da un paio d'anni è eh, rimasto chiuso, dove già si sterilizzano i gatti perché c'è una colonna felina eh, qui a Caltanissetta, e poi ovviamente anche eh, eh, sempre con eh, un accordo con le associazioni eh, poter fare delle sterilizzazioni presso oh, questo. Oh, questo, appunto questo Laboratorio di Contralla Bucceri e, e o, conseguentemente eh, la microcippatura. Sempre, e questo è importante sottolinearlo, oh, tramite i veterinari ovviamente dell'ASP che hanno dato il loro oh, completamente eh, assenso oh, a questo tipo di interventi. Eh, e Di questo li ringraziamo, anche perché poi successivamente, dopo questo protocollo, faremo noi un protocollo con l'amministrazione e eh, l'ASP di Caltanissetta. Banto Ponte sui rifiuti il presidente di Caltambiente presenta ricorso, gara illegittima. Sentiamo. Il presidente di Caltambiente Alberto Giardina presenterà ricorso contro la gara ponte sull'appalto dei rifiuti a Caltanissetta perché ritenuta illegittima e non avrebbe dovuto essere effettuata. Si tratta di un appalto per l'affidamento di un anno, prorogabile di sei mesi, in attesa dell'espletamento della gara definitiva di sette anni che è in corso. La nuova gestione di un anno, infatti, dovrebbe essere affidata non più a Caltambiente che da 27 anni opera in città. Ma la Ati, composta dalle ditte Senesi Spa ed Eco Burgus di Palermo, che risultano aver ottenuto un punteggio nettamente più alto rispetto alla Ati Gm Seda, che attualmente gestisce il servizio sotto la denominazione Caltambiente. Adesso ci sarà la verifica della documentazione, delle certificazioni varie e soltanto dopo l'aggiudicazione formale spiega il dirigente dell'ufficio tecnico Giuseppe Tomasella, che ha presieduto la commissione di gara che ha espletato la procedura negoziata. Entrambe le offerte tecniche pervenute al Comune sono risultate apprezzabili. A pesare sulla graduatoria finale, è stato soprattutto il ribasso sulla base di gara posta a 7 milioni e 75 mila euro, IVA esclusa, per un anno prorogabile per sei mesi. L'ATGMI TgM Seda ha fatto lo 0,1% di ribasso, mentre la Senese Eco-Burgus ha offerto il 9,59%. Si tratta di una procedura negoziata con l'offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti riservati all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica. A seguito dell'offerta tecnica 46,4 punti sono stati assegnati alla ATGM Seda e 45 alla Senesi Ego Burgus. L'offerta economica che valeva 30 punti ha visto invece prevalere la seconda ATI che ha così totalizzato 75 punti, 47 quelli totalizzati dalla IGM. Il bando prevede comunque che tutti i dipendenti, sia i turbini che quelli amministrativi, restino in servizio e solo il presidente Giardina a dover lasciare l'incarico. Gara regionale cuochi a Piazza Armerina a rappresentare Caltanissetta una giovane studentessa. Con noi Giovanni Chianetta, presidente dell'Associazione Cuochi di Caltanissetta. Una nissena parteciperà lunedì 30 gennaio ad un'importante gara a Piazza Armerina. Di cosa si tratta? Allora, è una gara regionale e si tratta di una gara di cucina dove prepareranno diciamo, un secondo con i contorni per i salsi. Ci sono diciamo, delle tipologie a livello internazionale. Allora, noi abbiamo fatto già una selezione qui all'interno del nostro territorio dove già, abbiamo già una candidata che rappresenta la nostra, la nostra associazione nonché l'istituto alberghiero di, di Caltanissetta. L'anno scorso, scorso abbiamo partecipato sempre a questa competizione e siamo arrivati primi a livello regionale e poi siamo arrivati quarto a livello nazionale. E speriamo che questa volta facciamo ancora di più, magari entrare nel podio nazionale. Noi lo speriamo con tutto il cuore. Chi è la ragazza che parteciperà a questa gara? La ragazza è Claudia Ferla e frequenta diciamo, la quarta F dell'istituto alberghiero, il nostro istituto alberghiero di Caltanessette. Quindi se dovesse vincere a Piazza Armerina parteciperà al concorso nazionale cuochi? Sì, al concorso nazionale cuochi che si svolgerà a Rimini nei primi di marzo. E anche per oggi abbiamo concluso, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.